Premetto che non voglio fare polemica perché ad oggi siamo effettivamente quello che siamo. A me sapete perché mi ero del culo? Sapete perché sono incazzato? Non tanto perché ho perso con l'Inter, perché ci sta di perdere con questa Inter qua. A me mi ero del culo per la prova di alcuni singoli, delle individualità che ci hanno avuto e che ci hanno ormai da un anno atteggiamenti irritanti. E poi io non ho capito, vi dico effettivamente che non ho capito, i Bagnets che cazzo c'ha, che gli frulla nella testa, che cosa gli frulla nella testa? Perché tu nel momento di massima spinta, perché stavi cercando di schiacciare, di costruire per quel poco fatto male che hai fatto, tu nel momento migliore, manca il tempo di far tra Dybala che ti dà quella qualità, quella frizzantezza, no? Che ti manca generalmente con un giocatore come lui, tu prendi e fai l'ennesima cazzata stagionale, i due derby e pure l'Inter, i due derby e oggi pure l'Inter. Perché parliamoci chiaro, regà, ripeto, io a sta squadra come tutti, che cazzo gli volemo dire? Con gente come Camarà, che non lo sa manco lui effettivamente come è arrivato a Roma, io gli ho dato un briciolo di fiducia ai tempi che furono. È pur vero che fa una partita ogni 150 partite, ne gioca una ogni 150. Ma oggi sono venuti tutti fuori i limiti tecnici del giocatore che ha sbagliato tutto il pressing possibile e immaginabile. Pressing e marcatura ha sbagliato tutto. Bove che tecnicamente è quello che è, però ha corso come un dannato, che cazzo gli va di? Ma non c'ha tecnica, non c'ha tecnica. Ma poi voi mi dovete spiegare, no? E poi torneremo ai Bagnets. Ma Zaleski con quell'atteggiamento veramente irritante, Zaleski è irritante da tutta la stagione, è qualcosa di inguardabile. O se siamo la sbagliati la scorsa stagione, oppure è veramente una pippa ed è uscito fuori quello che è, perché non è possibile. L'atteggiamento irritante, la superficialità è qualcosa di imbarazzante. Per non parlare Spinazzola, esploso fisicamente, veramente arrivato al capolinea. Ma con sta gente, con sti presupposti, come cazzo fai? Perché parliamo, ripeto, lo ripeterò la centesima volta, a me ne frega un cazzo. Oh, l'Inter ha giocato al 40-50%, ma ha dato l'impressione che se non facevamo le solite due cazzate noi dietro, non ci aveva manco voglia di vincere sta partita, perché è venuto a fare allenamento. Un Inter forte, corazzata dietro, chiusa, arcigna, compatta, che non ti ha concesso praticamente niente. Oh, non siamo riusciti a fare una partita di gambe e di gara. Io capisco, ripeto, non potevo pretendere chissà che cosa. Ripeto, non mi rode il culo per la sconfitta, non mi va di fa polemica, perché siamo quelli che siamo. Mancano tanti giocatori e quelli che hanno giocato la sesta, quinta partita di fila attaccata sono arrivati alla frutta, sono arrivati. Ma i Bagnets lo posso dire, oh, ma sfragagnato lì coglioni, i Bagnets è un giocatore che è il primo in estate che deve andare via, se queste sono le condizioni, veniamo pure Zaleski, perché o è quello dell'anno scorso o è quello di quest'anno, o era buono prima o è una pippa, quest'anno è venuto fuori tutto insieme, è inguardabile. Spinazzola è arrivato, Camarà ridiamoglielo subito indietro, fiducia, ma veramente roba imbarazzante, dai. Boh, per quello che è, perché tanta la tecnica, ripeto, non c'è là, davanti te la batti da solo con Pellegrini, perché l'unico che veramente ti rimporta arrivano dai piedi dei Pellegrini. E poi Belotti che gli vanno a contestare oggi che ha giocato che infiltrazioni, dai, ma che gli volevano a contestare Belotti che ha giocato che infiltrazioni, ragazzi? Che costo le rotte, sì, tutte infiltrazioni, dai. È una cosa che ripeto, raga, a me mi rode il culo più per atteggiamenti dei giocatori a livello individuale che sono veramente improponibili, piuttosto che dell'atteggiamento delle squadre, perché a livello di partita che cazzo hai fatto? Ma che cosa hai costruito? Loro veramente arcigni, granitici, l'Inter, E ripeto, vittoria meritata, non ha rubato niente, perché da squadra vera, pensando pure a quello che ci avranno mercoledì, sono andati a risparmi, e ripeto, mi hanno dato l'impressione che manca volevano vincere la partita, manca volevano vincere, hanno semplicemente sfruttato quello che tu hai regalato, perché la marcatura che perdi Bagnets è scandalosa, sì, Bagnets, Spinazzola,
sul gol di Di Marco, no? Sulla galoppata di Dumfries, è qualcosa di imbarazzante. L'errore che fa in anticipo, prima è Bagnes, una bella palla, e poi la riperde perché la rita indietro e la dà a Lukaku, è roba imbarazzante. Hanno fatto il loro, col minimo sforzo si sono portati via 3 punti meritati. Ripeto, mi aspettavo un po' più d'ardore, sto sincero, perché se proprio doveva vincere l'Inter, doveva sudare st'Inter per portarsi via 3 punti. Invece all'effettivo ne abbiamo fatto un cazzo. Ma giustifico sta squadra perché sta marcapolinea. Giocano sempre gli stessi da 6, 7, 7, 5, 6, quelle che sono le partite. Ma alcuni giocatori, i Bagnets e Zaleski, su tutti, e vabbè, Camara è quello che è, ripeto, ma Zaleski e i Bagnets mi hanno rotto il cazzo. Spinazzola è esploso perché è esploso, figlio, andiamo a far più. Roba indecente, regà. Indecente, ma ripeto, non riesco a farte critiche. Ma ci giocherò a merda, è vero. Ne abbiamo costruito un cazzo, non c'è nessuno che ti chiama, capito, la profondità, che ti chiama il taglio e vai, la verticalità, non c'è un cazzo, non c'è stato un cazzo, niente, non c'è stato niente, niente, niente. Comunque, una nota, due note positive. Matic, che è un giocatore di un'altra categoria, fa un'altra partita da solo in mezzo al deserto, fa un'altra partita perché è veramente un giocatore di un'altra categoria, e premio il solito Cristante perché è incomiabile, sta dappertutto e ci prova sempre. Non ve voglio ammorbare, cameraman, a quel minuto stiamo, perché non voglio ammorbare, non me voglio dilungare. Che minuto stiamo? 6.45. Mi sembra chiaro che la corsa Champions per la Roma sia con sta sconfitta, ragazzi, giunta al capolinea, finita, no, perché non si può dire perché mancano 4 partite, ma non sappiamo per culo. La corsa Champions per la Roma in campionato con oggi, per me personalmente, è terminata. Bello il gesto di Mourinho di ricompattare tutti a fine partita, facendo comunque sia quadrato, e poi tutti sotto la sud a prendersi comunque sia l'incoraggiamento perché finisce in campionato. Ma giovedì c'è un'altra partita, la prima dei due, dove veramente toccherà da tutto quello che probabilmente non ci sei riuscito oggi, per limiti, per defezioni, giovedì toccherà da tutto. Quindi ripeto, zero critiche per quello che siamo attualmente, perché è inevitabile, ma certi giocatori, se sono questi a fine stagione, via, cavaliggio a mano, annassero a fanculo, diretti. Nonostante questo, il dispiacere c'è, ma ripeto, Aiella c'è ancora presto col Kawasaki, perché nel momento migliore, nel momento cruciale della stagione, ci si sono rotti Cristi e Madonne. Andiamo avanti, adesso mandiamo giù, assorbimo, e poi adesso a giovedì è sempre forza grande Roma.